vengono approvati i farmaci desta problemi, perché vi faccio vedere questa diapositiva, che, ma vi dico perché l'ho messa, qual è la base, perché oggi c'è una certa tendenza a studiare i farmaci seguendo un disegno sperimentale che si chiama di non inferiorità. Questa è una cosa che dal punto di vista etico è, diciamo, molto discutibile, perché qual è l'ipotesi che regge uno studio di non inferiorità? Io studio questo farmaco per dimostrare che è peggio di quelli che esistono. Se lo studio non me lo dimostra, vuol dire che non è peggio di quelli che esistono. È chiaro che è quasi un'anomalia mentale questa nel fare questo tipo di studi. Perché? Perché noi vorremmo cercare farmaci che sono meglio di quelli che già esistono. Questa è l'unica ipotesi che dal punto di vista etico è concessa per la sperimentazione. Invece si è trovato questo tipo di trucco che aiuta. Allora, ovviamente, questo qui ci sono stati fatti questi signori, che sono delle persone diciamo molto attente, hanno fatto questo studio comparando due farmaci che si usano nella grotta, quindi nella iperuricemia, con lo stato acido urico del sangue, che sono il febuxostat e l'allopurinolo. E hanno voluto guardare, siccome l'allopurinolo è imputato di dare dei disturbi cardiaci come effetti collaterali, hanno voluto vedere se questo nuovo farmaco era invece meglio dell'allopurinolo, ma l'hanno studiato con un disegno di non inferiorità. Quindi hanno dimostrato, è vero che hanno dimostrato che non c'era una differenza, cioè che in fondo gli effetti avversi cardiovascolari erano uguali per i due prodotti, però se guardate questi dati e vedete la morte per ogni causa, questo prodotto che viene utilizzato, che è in commercio, dà il 20% più di mortalità da tutte le cause rispetto al vecchio prodotto. Allora, è possibile avere in commercio cose del genere? Evidentemente, però ci sono. E ancora, sono stati approvati 53 nuovi farmaci antitumorali. Di questi, quando sono stati approvati, per 24 nessun effetto c'era, non c'era neppure una conoscenza se veramente aumentassero o no la durata di vita. Per 23 l'aumento di vita era uguale o superiore a 3 mesi e per 6 era minore di 3 mesi, però con grandi effetti tossici. Quindi da 53 farmaci antitumorali quanti ne ricaviamo di veri? Beh, in Australia ne hanno selezionati 6, in Francia 10, questo è NICE, l'organismo che si occupa in Inghilterra, ne hanno selezionati 17 su 53, però la differenza è molto importante, noi li abbiamo quasi tutti. E ancora abbiamo tutta una serie di condizioni che continuiamo ad applicare, per cui non esiste la più pallida idea che vi sia un'efficacia. Per esempio, tutto i preparati di calcio per il rischio di fratture, per migliorare la densità delle ossa, o insieme o no, con vitamina D, sono tutte cose che sono prive di documentazione scientifica circa l'efficacia, e che però vengono venduti in prodotti eccetera, dimenticando invece quale cosa è veramente importante. L'esercizio fisico è importante, non assumere certi farmaci come le benzodiazepine che diminuiscono il tono muscolare e aumentano il numero di cadute, quindi aumentano il numero di fratture, però sono queste le cose che vengono ritenute importanti, non sono quelle che invece hanno veramente un significato. Poi questi altri prodotti, gabapentina, pregabalina, questi sono prodotti che si usano per il mal di schiena,
ma per cui non esiste nessuna documentazione scientifica. Si usano nella sciatica, guardate, il dolore degli arti inferiori, sia che si dia il prodotto che si dia il placebo, non cambia niente, sono esattamente la stessa cosa. Però il pregabalin fra i primi 30 farmaci prescritti in Italia nel 2016 con 109 milioni di euro di spesa. Diceva prima Giorgio che l'ulcera non c'è più. Questi sono farmaci anti-ulcera, perché sono nati come farmaci anti-ulcera. Guardate, nei 30 farmaci prescritti c'è 2 o 3, poi un altro ancora, e alla fine questo è il quadro di una persona anziana che deve prendere almeno 10 farmaci al giorno, perché appunto le prescrizioni portano a questo. Una situazione che non sappiamo assolutamente se sia positiva o negativa, perché nessuno ha mai studiato che cosa succede. Questo è uno studio che abbiamo fatto, in cui abbiamo visto che nel tempo gli anziani che arrivano in ospedale hanno sempre di più alla base farmaci. Ne avevano 4,9 più o meno 2,8 nel 2008, ne hanno 5,7 più o meno 3 nel 2016. E quelli in politerapia al ricovero passano dal 52% al 63%. Ma quando escono, ne escono con di più. Erano il 63% con politerapia, ne escono il 73%, e avevano 5,7 farmaci in media, ne hanno 6,5. E questo è un problema molto importante, perché se ci pensate, cosa sono tutti questi prodotti? Sono sostanze chimiche. Le sostanze chimiche interagiscono fra di loro. Non è che perché noi ne diamo 10 otteniamo l'effetto di 10, otteniamo l'effetto che nasce dalla interazione complessa fra tutti questi 10 farmaci che, venendo metabolizzati in un organismo, ne producono altre centinaia, 3, 4, con 10 farmaci abbiamo 300 o 400 specie chimiche differenti nel nostro organismo. E quindi questo è quello che succede, è che non sappiamo se poi alla fine per un anziano sia bene o sia male prendere tutti questi farmaci, anche perché sappiamo che il numero di farmaci prescritti è direttamente proporzionale all'incidenza di reazioni avverse. Quante più ne prescriviamo, tanto più aumenta il numero di reazioni avverse che avrà quel determinato individuo. E questo, diciamo, sono gli studi che documentano questo tipo di dati. Coloro che prendono molti farmaci hanno un aumento della mortalità a 3 mesi che è circa 3 volte di più nei soggetti che hanno almeno 2 interazioni gravi. Il rischio di ospedalizzazione a 3 mesi è associato alle nuove interazioni che vengono date appunto dai farmaci alla. L'ultima parte, c'ho ancora 5 minuti? Allora, l'ultima parte che voglio, su cui voglio attirare la vostra attenzione, visto che immagino che molti di voi poi hanno la possibilità di riportare in altri ambienti le conoscenze, spesso diciamo questo farmaco è attivo. Tanti farmaci sono attivi, però raramente ci chiediamo quanto sono attivi e quanto sono attivi per me, per te, per lui. Perché noi, quando facciamo degli studi clinici controllati, cosa facciamo? Abbiamo 2 gruppi che sono omogenei, perché li componiamo in modo tale, attraverso la randomizzazione, per cui se c'è presente uno che ha questo tipo di personalità da una parte, ce l'è presente anche dall'altra, se c'è questo, c'è questo, cioè abbiamo una omogeneità e quindi possiamo paragonare. Però quando arriviamo alla prescrizione non abbiamo questo gruppo, ma abbiamo i singoli.
E quindi ci dobbiamo chiedere come reagiscono questi singoli, reagiscono come gli altri oppure no. E allora qui ci aiuta una modalità con cui, sulla base della, diciamo, degli studi che si fanno, studi clinici controllati, noi possiamo cercare di stabilire quanti pazienti dobbiamo trattare perché uno abbia un vantaggio. Naturalmente quanto più il numero è piccolo, tanto più il nostro farmaco è importante. Se prendiamo per esempio le vaccinazioni, quasi tutti quelli che vengono vaccinati hanno degli anticorpi contro l'agente patogeno, quindi siamo vicini alla unità. Ma non è sempre così. Per esempio, per farvi vedere come si calcola questo indice, se noi abbiamo il farmaco B che ha il 2% di risultati positivi su una popolazione trattata e il farmaco A ha il 3%, 3 meno 2 è sempre incentivo che questo farmaco ha dato un beneficio dell'1%, e cioè vuol dire che questo farmaco è meglio di questo per l'1%. E se traduco questo beneficio in numero di pazienti, vuol dire che dovrò trattare 100 pazienti perché uno abbia il vantaggio. E allora andiamo a guardare cosa succede. Qual è il mio rischio di avere un attacco cardiaco nei prossimi 10 anni? Se io non prendo le statine, che sono i farmaci, diciamo, più utilizzati da questo punto di vista, io quello che mi succede è che ho 20 probabilità su 100 di avere un attacco cardiaco, ma in 80% non ce l'avrò. Se prendo le statine avrò sempre i miei 80 casi che comunque non hanno per nulla la malattia, non hanno per nulla l'impatto. Di quelli che ce l'hanno, dopo 10 anni ne avrò 5 che non ce l'hanno, ma gli altri lo avranno. Quindi il vero beneficio di questo trattamento non è un beneficio globalizzato, è un beneficio che si riferisce a 5 persone, cioè qui ne devo trattare 100 perché 5 hanno il vantaggio, ma li devo trattare per 10 anni. Quindi il vantaggio per ogni anno è un vantaggio relativamente piccolo. E qui vi posso far vedere quali sono le reali condizioni per questo, perché è una delle tante statine. Ho trattato con questa dose, che è una dose importante per 5-6 anni, per avere una morte in meno da malattia cardiovascolare, devo trattare 333 pazienti. Il che vuol dire che dovrò trattare 332 senza alcuna ragione, cioè per 332 è inutile perché o non avranno in ogni caso la malattia oppure avranno la malattia, è soltanto uno che non se l'avrà. Quindi quando calcoliamo anche che cosa costa un farmaco, non dobbiamo calcolare quanto ci costa per persona, ma quanto ci costa per ogni malato che ha avuto un vantaggio. E così vi posso far vedere tanti altri dati, quando trattiamo la pressione arteriosa, anche qui non è che tutti quelli trattati con pressione arteriosa abbiano un beneficio, hanno il beneficio di avere una minore pressione arteriosa, ma si traduce veramente in un vantaggio? No, perché per esempio nel caso dell'ictus cerebrale noi dobbiamo trattare 142 perché uno, perché ci sia un ictus cerebrale in meno. Quindi questo, se fosse veramente conosciuto, e se purtroppo siamo sempre con problemi di informazione indipendente, avremmo certamente molta più attenzione sia nel richiedere farmaci sia nel prescrivere farmaci. E così via, adesso voglio vedere. Allora, di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di tante cose, tante, ma c'è bisogno soprattutto che cambi la legislazione europea, perché la legislazione europea è fatta esattamente per aiutare
l'industria. Questa è l'ultima diapositiva. Oggi per approvare un prodotto che cosa si richiede? Si richiedono tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza. Ci sono tre caratteristiche importanti, nessuno può negarlo, però non sono sufficienti, perché se io approvo un farmaco per qualità, efficacia e sicurezza, non mi chiedo come sta lui rispetto a tutti i farmaci che già esistono per quella indicazione. Non mi accontento. La legislazione, se fosse veramente in favore del pubblico e in favore dei pazienti, dovrebbe essere qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto, cioè avere qualcosa di più dal punto di vista terapeutico, cioè di ciò che è il benessere, la qualità di vita del paziente. E avremmo una rivoluzione, perché non potremmo più approvare i farmaci con il criterio del placebo contro il placebo, non potremmo più approvare i farmaci contro un trattamento qualsiasi, ma dovremmo approvarli contro il miglior trattamento possibile in quel momento e dimostrare che sia veramente superiore. Quindi questo è quello in cui, la direzione in cui dovremmo andare. Se andassimo in questa direzione, certamente anche il mercato della medicina diminuirebbe e avremmo grandi vantaggi anche per tutti noi. Grazie. Mi complimento anch'io, soprattutto per un input su cui vorrei avere un approfondimento da parte sua. In una delle sue primissime diapositive ha giustamente sottolineato come il rapporto tra cultura e salute sia un rapporto ancora insufficientemente considerato, e questo sta comportando tutta una serie di problematiche anche nell'ambito della politica della salute. Alcune ricerche stanno cominciando ad identificare un rapporto positivo con i livelli di cortisolo, con la lunghezza dei telomeri, quindi si comincia a capire, perlomeno dall'ambito della ricerca, che questa implicazione è molto forte. Però non c'è questa consapevolezza. Secondo lei ha qualche idea, qualche consiglio, qualche intuizione da proporre per cominciare a smantellare questa separazione che esiste ancora tra cultura e salute? Ma intanto bisogna dire che nessuno ha la bacchetta magica, quindi credo che sono come i cambiamenti culturali richiedono, questo cambiamento culturale ha richiesto molto tempo, anche un altro cambiamento culturale richiederà molto tempo. Secondo me una delle vie, che è appunto una via non a breve termine, è quello di far entrare la scienza nelle scuole, a partire dall'asilo. Se noi non facciamo questo, non riusciamo ad avere una consapevolezza di cosa vuol dire la scienza. Ma quando parlo di scienza non parlo dei contenuti della scienza, perché anche adesso un po' di chimica, un po' di biologia, un po' di cose si fanno, ma i contenuti passano rapidamente e i contenuti sono più tesi a rappresentare i benefici, cioè la scienza è vista evidentemente da molti in modo positivo in linea generale, perché prima non c'era il telefonino, adesso c'è, prima non c'era il computer, adesso ci sono, prima non c'erano certi farmaci, adesso ci sono, ma quello di cui noi abbiamo bisogno invece è che la scienza entri come parte della conoscenza. Per conoscere il mondo ho bisogno certamente dell'arte, della letteratura e della filosofia, ma non posso prescindere dalla scienza. E se noi non cominciamo a introdurre, a partire dalle scuole iniziali, la scienza e i principi della scienza, certamente non riusciremo a cambiare la situazione, perché il mercato è prevalente, il mercato ha molti più mezzi nel breve termine, ma nel lungo termine invece poi il mercato dipende dalla cultura che c'è in circolazione. Io quando parlo anche agli studenti, dico sempre che i giovani, dico, se voi dovete fare una vaccinazione
non potete chiederlo alla letteratura, cosa andate a consultare per sapere, non potete chiederlo alla filosofia e non potete chiederlo neanche alla giurisprudenza, lo potete chiedere solo alla scienza, non c'è nessun altro che vi può. E se pensate che andiamo incontro a una società che diventerà sempre più tecnologizzata, la scienza diventa un elemento importante come conoscenza per evitare che ci toccano tante cose che in realtà non sono a nostro favore, ma sono invece a favore del mercato. Quindi questa è la via principale. Poi c'è tutto quello che noi abbiamo il dovere di fare. Purtroppo i ricercatori sono sempre stati molto timidi da questo punto di vista. Io, che ho un lungo chilometraggio, vi posso dire che quando, diciamo, ho cominciato a fare ricerca e mi sono sentito l'obbligo di cercare di spiegare al pubblico quello che si faceva, ho sempre avuto una grandissima avversità nel mio mondo accademico, perché negli anni 50, per esempio, l'idea di parlare al pubblico di scienza era considerata una specie di bestemmia da parte dell'Accademia. Non si poteva comunicare ciò che è impossibile comunicare per la sua complessità. Il ricercatore doveva stare nella sua torre d'avorio e fare il suo lavoro, ma non occuparsi di quello che succedeva al di fuori, perché non era il suo compito. Invece io credo che molti dei problemi che abbiamo sono colpa nostra, sono colpa di tutti i ricercatori e di tutti i medici che non hanno fatto quello che dovevano fare, cioè che si sono rinchiusi nel loro sapere, credendo che il loro sapere fosse tutto. Oggi invece tutti possono andare ad avere informazioni da tutte le parti, e se non si è dati, se non dati di principio, queste informazioni possono generare le cose più diverse. Professore, grazie per il suo intervento, è stato illuminante da tanti punti di vista. Io però volevo chiedere un piccolo pezzettino di quello che ci ha appena detto, ovvero la storia del conflitto di interessi. Prima il professor Dorrida parlava del cronastiato, io sono nato al tempo in cui un po' di polineuropatie degli arti inferiori non se ne dava a nessuno, per cui il cronastiato era prescritto, è scomparso il cronastiato, è scomparsa una grande realtà farmaceutica italiana dall'altro. Il cronastiato era stato sostenuto da molti medici italiani, Recentemente, a livello internazionale, c'è stato il caso Tamiflu. Come se ne esce dal conflitto di interesse nella professione medica? Beh, intanto bisogna dire che un certo conflitto di interesse ce l'abbiamo in ogni caso, perché non c'è soltanto il conflitto di interesse economico, ma c'è anche il conflitto di interesse culturale, ideologico. Tutti noi abbiamo una storia, abbiamo certo il conflitto di interesse. L'importante, diciamo, è cercare di conoscerli, cercare di renderli eventualmente pubblici e comunque, insomma, andare avanti con il massimo di buona fede e di attenzione, seguendo principi etici che purtroppo non ci insegnano l'università, perché questo è un altro problema. Dovremmo essere educati a capire che ci sono i conflitti di interesse, dovremmo essere educati dalla scuola, dall'università, a evitare i conflitti di interesse. Ricevo proprio venendo in aereo un articolo su una prestigiosa rivista che si chiama New England Journal of Medicine, in cui c'era un articolo di 2 pagine e il conflitto di interessi degli autori erano altre 2 pagine. Quindi che cosa si può credere a quello che c'è scritto lì, anche se è una delle riviste più prestigiose. E lei parlava del cronassiano, io ero all'epoca un grande oppositore, avendo fatto parte della Commissione Unica per il Farmaco. Sono stato fra quelli che l'hanno tolto dalla circolazione, che rappresentava
rappresentava il ritardo prima di tutto in Italia all'epoca, era l'epoca di Poggiolini, molti dei giovani di Fanfani non conoscono questi problemi, sono problemi del 1990, degli anni 1990, quindi non ha, e certamente quello è stato un esempio in cui, come ha detto lei, i medici lo sostenevano, ma lo sostenevano perché c'erano tanti congressi, c'erano tante riunioni, si andava negli Stati Uniti, c'era il MEC, il premio Nobel che lo sosteneva, insomma abbiamo purtroppo avuto, si continuano ad avere dei periodi in cui i conflitti di interesse sono dominanti e quindi quello che dobbiamo fare è cercare di non averli. Abbiamo tempo per una domanda, Giuliano. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda gli integratori, lei ha esposto una posizione piuttosto scettica, piuttosto critica, e va bene. Io però ho osservato che negli ultimi 10 anni determinati farmaci, per esempio pomate cicatrizzanti, oppure farmaci, sono stati retrocessi a cosmetici, oppure farmaci per la circolazione venosa, capillare, sono state retrocesse integratori, capillarema, venoton. Allora mi chiedo, a quel punto, questi anche sono integratori, però forse di natura diversa, forse non sono così inefficaci, per questo quanto. Erano inefficaci allora, rimangono inefficaci oggi. Non è che perché fossero farmaci fossero efficaci, tutt'altro. Noi, ormai il ricordo è perso, ma noi, la commissione unica per il farmaco che ha fatto la riforma del prontuario terapeutico nazionale, abbiamo tolto farmaci per 4.000 miliardi di lire, allora c'erano le lire, che sono più o meno qualcosa come 2 miliardi di euro e nessuno se ne è accorto. Certamente la salute è migliorata perché erano tutti prodotti, inclusi quelli dei città, che non avevano nessuna dignità di farmaco e soprattutto nessuna documentazione che fossero efficaci. Quindi avere una dieta varia, alimentazione varia, ci permette di avere molto di più di quello che c'è presente in tutti gli integratori alimentari che si possono immaginare. C'è bisogno di avere una dieta che oggi la varietà della dieta è importante non soltanto per avere tutti gli elementi, ma anche per non avere sempre gli stessi inquinanti, perché i cibi oggi sono inquinanti, quindi se uno mangia sempre le stesse cose aumenta il suo inquinamento di determinate sostanze. Se ha una varietà ha il vantaggio di diluire anche gli inquinanti, quindi penso che è importante la varietà e poi la moderazione.